Oggi Palazzo Madama ha licenziato il decreto Maroni che fa parte del pacchetto sicurezza. Adesso il provvedimento passerà alla Camera. Quali sono i punti principali di questo decreto? Al di là dei punti principali di questo decreto, credo che stiamo facendo passi da gigante verso la definizione della legge sulla sicurezza. E qui, in principal modo, in questo decreto abbiamo approvato il finanziamento per i nuovi centri di espulsione immediata e questo credo sia sicuramente un segno significativo che finalmente in Italia stiamo riaffermando la legalità. La posizione della sinistra qual è stata? Il dibattito in aula è stato veramente, concedetemi il termine, meschino. Siamo stati attaccati di parlare e basta, però i dati delle prefetture ci dicono che in parecchie parti d'Italia abbiamo ridotto i reati del 30-40%. Ci sono però ancora alcuni luoghi, soprattutto nel meridione, dove mafia, camorra, 'ndrangheta la fanno da padrona, ma mi sembra che il lavoro del ministro Maroni stia dando degli ottimi risultati e i fatti di Castelvolturno, con l'impiego anche dell'esercito, ci stanno dando ragione.